di stare in silenzio, per favore, perché la regola è questa, mi dispiace, non è quello inventata io. Ma era presente il cittadino? Allora, scusi, dov'è il... Bravo, bravo, forza pubblica. E anche il sindaco, non è che rappresenta. Cioè bisogna fare un corso di edizione là su. Cacchio. Eccetera. Di partecipazione dei consiglieri e dei cittadini,
vi stiate nascondendo dietro un muro, vi state rinchiudendo dietro questo palazzo, cercando poi all'ultimo secondo di invitare associazioni, appunto martedì 31 luglio alle ore 10, perché sicuramente martedì 31 luglio alle ore 10 ci sarà un sacco di gente che parteciperà a questo incontro, perché tutti noi siamo a casa dal lavoro, nessuno andrà in ferie e verremo a discutere di CGT. Vorrei ricordare anche che se quanto dice l'avvocato Grelle e quanto previsto sulla discussione della petizione non poteva essere evitato, abbiamo presentato due mesi fa anche la richiesta di un consiglio comunale aperto, probabilmente ve lo ricordate. Perché di fronte a questa proposta avete deciso di bloccare ogni possibilità di procedere? Questo cosa significa? Questo regolamento non ve lo permetteva, vi permetteva di andare avanti, non vi bloccava in questo senso. Eppure il confronto e la pianificazione, pianificare il territorio insieme si può, si leggeva qualche tempo fa sui manifesti dell'amministrazione, probabilmente una pianificazione insieme a chi volete voi, quando volete voi e come volete voi. Mi sembra proprio che rispetto a quel programma elettorale che avete iniziato, che avete proposto e che tendenzialmente dovreste portare avanti, stiate prendendo per i fondelli chi vi ha votato e i cittadini, perché lì c'era scritto un'altra cosa. Assessore Tornaghi, dov'è la Lega? Dov'è la salviamo la terra ai nostri padri, difendiamo la terra ai nostri padri? Dov'è quando il rapporto ambientale dice che praticamente non è stato raggiunto nel documento di piano l'obiettivo della minimizzazione del consumo di suolo, non è stato raggiunto l'obiettivo della riduzione al minimo dell'impiego di risorse energetiche non rinnovabili, non è stato raggiunto l'obiettivo di limitare l'ulteriore espansione urbana? Di cosa stiamo parlando quando si prevede di trasformare aree da agricola a industriale non nella zona industriale? E questo noi vogliamo, e questo adesso mi fai parlare perché ho il diritto, e stai in silenzio tu per favore. Adesso sì, è l'unica rispondere perché il sindaco si permette di rispondere così ai cittadini, e quindi sta. Anche lei? No! 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 No!
l'appuntamento del 31 luglio è un appuntamento che è relativo. O parla lei o quindi dobbiamo stare zitti noi per... No, tanto mi piace stare. L'esperienza è questa. No, chi è la no? L'esperienza, se lei. Io volevo solo mettere un attimo d'ordine. E l'appuntamento del 31 luglio è un appuntamento previsto dalla legge per quanto riguarda le parti sociali. L'assemblea e quindi viene indetto alle 10 perché le parti sociali, malgrado noi abbiamo allargato l'invito ai cittadini, come potete vedere dai manifesti, sono altro rispetto ai cittadini. Le parti sociali si intendono anche gli enti e gli enti hanno la necessità, il personale degli enti ha la necessità che si indicano queste riunioni durante l'orario di lavoro per poter essere presenti, hanno un problema contrario come cittadini. Tanto più che nel mese di settembre verrà, anche se non obbligata dalla procedura di legge, verrà comunque detta un'assemblea pubblica, che non verrà fatta al mattino, verrà fatta sicuramente in un orario serale, verrà data comunicazione della data con molto anticipo in modo che ci si possa organizzare. Questa sarà la sede per cercare di sviluppare una discussione in maniera magari un po' più civile rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. Un'ultima cosa rispetto alla modalità partecipativa del PGT, che è una grande innovazione sicuramente della legge 12, ma essendo appunto un'innovazione, la norma ha provveduto anche, può sembrare un controsenso, ma è necessario nei momenti di innovazione, ha provveduto a disciplinarla in maniera abbastanza rigida la modalità di partecipazione,